profili. Parto dalla prima considerazione, che sono, si sono stati giocati due terzi del campionato, quindi la domenica affronteremo l'ultima parte, la più impegnativa, la più esaltante. Siamo contro una squadra importante che ha fatto un percorso negli anni sempre di crescita per arrivare a Final Eight, playoffs, e con una società anche di tradizione. Una squadra che ha un bellissimo organico, dove si misura il talento sul perimetro, la fisicità, l'atletismo sia all'interno dell'area che all'esterno, ha esperienza Bulleri su tutti. Poi una squadra molto molto bene allenata, molto ben organizzata, una squadra forte, ma come ce ne sono e come ce ne sono state nel corso della stagione. È importante avere durezza mentale prima, durante la partita, prima e durante la partita, perché in questi momenti credo che sia indispensabile averla. Poi fare una partita di grande concentrazione sugli obiettivi che ci siamo proposti preposti in questa settimana di allenamento, e poi avere sempre la presenza su ogni singolo pallone. Per esempio, sarebbe dannoso perdere palloni sul campo, è meglio buttarli fuori dal campo che non perderli durante l'azione del gioco, perché rischieremo di innescare un contropiede e i tiri da tre di cui Brindisi sicuramente sa sfruttare, sa giocare. Per quello che ci riguarda, abbiamo voglia di dare continuità, e forse questo è anche un valore e un effetto di quello che abbiamo fatto fino adesso. In queste prime 20 partite abbiamo sempre avuto la voglia di migliorarci, di correggere gli errori e quindi dare continuità. Oggi è ancora di più indispensabile, perché accorciandosi il numero delle partite e avvicinandosi i traguardi, questo in una partita come quella di Brindisi può essere importante. Prego. Ecco coach, dopo un ottimo partita di trasferta, tante buone prestazioni, una buona prestazione in casa, cosa ti aspetti dal palazzetto di Brindisi, che è notoriamente un palazzetto molto caldo, pubblico molto vicino, insomma? Guarda, quello che ho sempre vissuto a Brindisi, e non da adesso, parlo da tanti anni a questa parte, è l'energia dentro il palazzetto. Sicuramente è uno sprone per la propria squadra, perché è evidente che spinge la squadra in quanto sta proprio sopra il campo, come hai detto tu. Però giocarci da avversario mi ha sempre dato una grande energia, una grande carica, un grande rispetto di quel palazzetto, anche e soprattutto perché i tifosi sanno trasmettere questo tipo di valore, questo tipo di emozione. Ecco, quale può essere la chiave della partita? Nell'ultima partita abbiamo visto tanti rimbalzi, tanto gioco, anche molto molta velocità. Potrebbe essere una delle chiavi anche a Brindisi, o una squadra forse un pochino meno compassata rispetto a Caserta? No, una squadra più veloce, che gioca i primi 8 secondi in modo incredibile, non solo con le penetrazioni ma anche con il tiro da tre. Poi una squadra completa, perché ha gioco sul perimetro, ha il numero 4 importante, ha i lunghi all'interno dell'area che sanno giocare spallacanestro. Quindi è stata fatta una formazione con grande acume tattico, ecco, chi l'ha fatta, chi l'ha costruita, l'ha fatta veramente con le mani e con la testa, quindi questo si vede. Ma poi anche la mentalità, io parlo sempre di tradizione, ormai Brindisi si è strutturata per quel livello, l'abbiamo visto anche nelle Final Eight, che ha giocato alla pari con tutte le formazioni, superando Venezia, giocando una partita alla pari. Quindi vuol dire che è una squadra molto, molto forte, che sa quello che vuole, sa quando deve fare certe cose, e qui in questo caso chiamo l'esperienza, il valore, che è un valore aggiunto rispetto a noi, che invece stiamo piano piano sviluppando tutte le nostre caratteristiche, compreso quella di migliorare la nostra esperienza. Da questo punto di vista sono tre partite che già Vicenza senza così, quanto manca e quanto è cambiato con Daniel nel modo di giocare.
della squadra o se ci sono stati sostanziali cambiamenti e poi soprattutto come sta lui e come sta lui. Partendo da come sta lui, sta molto meglio, diciamo il rientro nel gruppo si sta avvicinando molto, 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 molto. Potrebbe anche essere la prossima settimana, chiaramente questo giudizio che darà lo staff medico che sta portando avanti questo lavoro. Quello che volevo dirti, Fabrizio, è che comunque una squadra è in evoluzione. Se ci fosse stato Marco piuttosto che Ed, probabilmente questa evoluzione l'avremmo fatta lo stesso. Perché? Perché stiamo lavorando dall'inizio dell'anno per arrivare a certi traguardi. Quindi, voglio dire, il fatto che prendi una volta fuori casa 50 rimbalzi, in casa 51, secondo noi è lo sviluppo di un lavoro. La casualità è che c'è stato Ed e non c'era Marco. L'altra cosa che mi piace sottolineare è la capacità della squadra di assorbire, no? La cultura della vittoria è quella di non pensare a chi non c'è e di pensare a fare al meglio con quelli che ci sono. E in più la struttura tecnica e tattica che abbiamo creato ha permesso a Ed di avvicinarsi prima possibile all'interno dei nostri meccanismi difensivi e offensivi, che non sono evidentemente completati, non sono così perfetti, ma sono portati avanti con grande determinazione. E Ed, lo sta, Ed in quanto Daniel, li sta interpretando nel modo migliore. Ti faccio ancora una domanda su questa cosa, perché magari è un po' prematuro, ma dovremmo arrivarci. Tra quando rientrerà Marco o Cusine, bisognerà per forza fare delle scelte. Già pensato qualcosa o si valuterà di non abbia, non ho pensato, ma voglio dire, l'allenatore è nato per prendere decisioni e assumersi responsabilità. Quindi con noi siamo stati molto chiari, con Ed come siamo stati molto chiari con gli altri. Quindi adesso è importante vivere questo momento, non cominciare a pensare a quando avremo Marco. Intanto siamo molto contenti che rientri Marco, perché è il nostro centro titolare, è il giocatore con cui siamo partiti, tolto le prime tre inizio campionato. Quando ci sarà il momento valuteremo, decideremo il da farsi, ma sarà comunque una bella decisione, sarà una decisione positiva.